Questa sera presentiamo un libro che ha una grande urgenza di autopresentarsi. È un libro animato, un libro vibrante, per fortuna. Sono quei fenomeni che in poesia sono piuttosto infrequenti. Sono fenomeni isolati, della qualcosa possiamo o compiacerci o dispiacerci. In ogni caso, questo è un libro che esamina e esplora gran parte del mondo. È un libro ampio con i suoi finti, labirinti che sembrano limitare il raggio d'azione, e invece si snodano questi labirinti espressivi, si snodano in un panorama umano di grande pregnanza, di grande efficacia. Ecco, allora il libro che vibra, fa piacere presentarlo, come di fatto ho fatto la prefazione, e cioè, è tutto detto lì quello che penso. Per fortuna si tratta di una pagina e mezza, quindi quello che si può aggiungere a parole su questo bel libro è che si tratta di una poesia che ha latitudini e longitudini, cioè non è limitata, anche se l'ambiente che narra può essere un quartiere, può essere... questo quartiere è simbolico, perché in realtà dentro questo libro c'è il mondo e anche la storia, se vogliamo, perché ci sono rapidi ritratti di personaggi storici che rievocano un po' il clima del grande poeta neogreco Cavafis, e ci sono dei medaglioni di personaggi storici. Poi ci sono gli amorazzi e le amicizie di ogni giorno, di una certa epoca, un'epoca consacrata dalla poesia di Bukowski, alla quale si ispira l'autore. Al fratello Gianni. Con modestia, credimi, ed in terza persona ho ripreso a far versi. Su carta grossolana, con penne di occasione, dove trovo posto, quando posso, in questa vita convulsa che mi umilia, traccio pochi segni. Nella giornata, poi, allungo, mi arrovello su un aggettivo, su una parola, su una frase mal riuscita. Scrivo di cose fantastiche, di antichi miti, di personaggi favolosi. Mie le parole, però. Miei i dubbi, le incertezze e l'ansia che morde le vite. Parlo di odi, di sopraffazioni, di speranze anche, di conflitti sociali sanguinosi, di amori contrastati. Ma tutto, così te ne renderai conto, viene come filtrato dalla finzione poetica e dalla polvere dei millenni. Con modestia davvero, ed in terza persona, ho ripreso a far versi. A Baltimora, gli andanti, non sottotitolo, gli andanti, tra il soffio grigio dell'oceano e la mano di ghiaccio dei laghi, viandanti, da lontani paesi d'Europa, spinti dall'indistruttibile fame dei vinti, viandanti, povere vittime con già sulle mani il sangue vittorioso dei carnefici, sulla calata dei moli mangiano bastoncini di pesce, guardano le navi alla manovra. Bambini giocano in questa sera che sa d'aglio, di cibo, tra il fumo rossigno dei fuochi, viandanti.